Ciao, noi siamo tutti ragazzi. Papà. Allora è vero che sei tornato? Sì, per qualche giorno, ma solo di passaggio. Come sei cambiato? Sì, forse dentro sono cambiato. Ma pure la voce ti è cambiata. Nemmanco la telefonata mi avresti fatto. Vabbè, dai, che c'entra? Spesso riallacciare un certo tipo di rapporti, cioè così, c'è abbastanza problematico. Abbastanza? Problematico. Ah, ma ti è qua fatto abbracciare un genio. Che te possino, però te faccio, sono sempre qua. E te, papà, te sto buono, dai sempre questa questa violenza, dai. E che maglia violenza questa? E che violenza, Ruggero? E te, pianta, dai, che c'è gente, su. Vabbè, andiamo, va, monta. Andiamo dove, scusa? Andiamo a fare due chiacchiere in luce gente, saremo a Bianca a caffè. Ma dimmi, papà, se non passavo qui per caso, manco te rincontravo. Ma come qui per caso, dai, papà, dai, senza farla troppo lunga, di piuttosto che te l'ho detto che io sto qua e tu ci sei venuto apposta, dai, accettalo, accettalo, accettalo. No, te lo giro sulla bomba del mare. Ma dimmi un po' una cosa, Ruggero, ma te se lo vai a cercare? Ma t'ho mai rotto i coglioni, da quando che mi ha scritto quella lettera, ho mantenuto i patti, no? Dai, va, andiamo, buono. Andiamo dove? Scusa, adesso ci andiamo a prendere un caffè, con l'alcio al bacio andiamo a prendere il caffè là, no? Ma se andiamo a più a casa ce lo fa Angelicuccia. Ancora campa Angelicuccia. Ancora campa, appena io ho detto ti riportavo a casa, ti avete come i carretti zombie dall'alba grida. Allora lo vedi che lo sapevi che stavo qua, dai papà, accettalo, così chiudiamo la parentesi. Ah, Ruggero, ho detto se per caso ti rincontravo, ti avrei riportato a casa. Se per caso, Ruggero! Se per caso ti avrei riportato a casa, andiamo, buono. Mandate uscire fuori tutta sta polenta. Fiorenza! Fiorenza! Dai, datta una calmata, dai papà, scusa. Dai, Fiorenza. Questa è Fiorenza, questo è mio padre. Ah, ciao. Comunque, guarda, vi anche lei con noi, eh. Ah, pure lei, vieni. Siccome a Fiorenza abbiamo stabilito il principio di dividere tutto quanto ai mezzi, cioè a sto punto mi sembra anche giusto che sto caffè venga dai sei mezzi, no? Che è sto stare sto mezzo caffè? Dov'è che dove mannare? Tu pensa a montare cosa a lui, indannato. Cristiano, Cristiano, ci rivediamo qua al massimo tra una mezz'oretta. Perché? Dove andate? Ruggero, sta attento alle biciclette che non ce le rubino, capito? Ruggero, sta attento. Ruggero! Ma fumate la sigaretta? No, non fumo. Meno male, va, almeno sto vizio te lo sei levato. Ma Ruggero, io gli chiedo una cosa. Ma come mai ti è uscito sto timbro di voce? Papà! A me sta voce mi mette un brivido. Scusate un momento, mi sei ricordato di fare la telefonata, solo 5 secondi. No, ho capito perché me ne sono andato di casa 2 anni fa. La faccia del fascio ce l'ha. Ma nemmanco fascio, magari fosse fascio, perlomeno avrebbe fatto una scelta nella vita. Hai visto, ci ha messo 5 secondi. Ci stava svelto, no? Ruggero, stava a pensare un'altra cosa. Ma come è uscito fuori tutto sto frasario ciancicato? Come mi ha detto prima, problematico. Ma piano, papà. Oh, attento, attento! Oh, 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 oh. Ma perché fanno queste strisce? Oh, la terza volta è uguale. Solo non su queste strisce, su altre strisce. Meno male che non c'è 2 senza 3. Da quando sei andato via è rimasto tutto così. Nemmeno un libro avevamo spostato. La camera tua, non te fa un po' d'effetto da rivederla? Io sta stanza ho sempre odiato, papà. Cioè, perché veramente, cioè, mi riporta veramente a un periodo, a un passato che me... Cioè, talmente lontano, talmente distante, cioè, che mi riconduce veramente a una dimensione proprio che non mi appartiene più, capito? Ma è tutto tuo qui, Ruggero, è tutta roba tua! A proposito, Ruggero, sembra che il commendatore sopra se venne appartamento. So 3 camere, una cucina grande e un bel bagno. È un affare, Lucesce, se potrebbe fare un pensiero sopra. Io invece dico, papà, che è proprio il caso, papà, di non pensarci proprio, capito? Cioè, a parte il fatto che il discorso sulla proprietà mi sta bene fino a un certo punto, ma proprio il concetto di casa che io l'ho superato da un sacco di tempo, capito in che senso? Ammazzate, Ruggecco Marifico, tutto acchitto. Hai visto, eh? Ah, Ruggecco, come facevi con questa batteria?
fermo, mi sto fermo. Sempre con sta questa violenza in tutto, madonna! Ma che violenza questa? E questo ammazzare qualcuno? E quando che sto la neccia, ma che i coglioni così? Scusa, Lucia. Scusa. Hai capito, Lucia? Qua che porta, so polemico pure io, c'hai ragione. Angelico, faccia quel caffè, faccio un buono come lo sai fatti. Amici, mi sono scordato di dire le cose. C'è una sorpresa nel suo, almeno un po' chi c'è. Ma che ne so, papà, che ti sei fatta? La televisione a colori, che ne so, dai. Acqua, acqua, non c'è. Ma che ne so, papà, dai, oddio mio, che palle, oh. Che hai detto, oddio? Fuoco, 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 non c'è. No, è questa, no, questa non accetto, mi dispiace, cioè c'è un limite a ogni cosa, eh. Perché, chi c'ha? Oh, che stai, firma di queste mani, te? C'è un prete, tutto qua, c'è un prete. Ah, mi chiami in prete, don Arfio. Perché come te lo devo chiamare, ragioniere? Te la ricordi come eri bello da ragazzino quando andava a servire in missa? Vale, non ci ha visto, va, andiamo, andiamo dentro, va. Non so, mica fa brutta figura, se no. Stia comodo, stia comodo. Beh, allora se lo ricorda. E come non me lo ricordo? E anche te deve pare. Mi sa che de me non te puoi ricordare, perché io non c'entro niente. Io poi la messa non l'ho mai servita. Forse lei padre si confonde con un'altra. Allora forse a sto punto sarebbe il caso di capire il senso di questa riunione, vero? Cioè, scusa, a me mi sfugge un po' il motivo della presenza di lui. Niente, passate qua. No, no, Mario, no, scusa Mario, no, diciamo le cose come stanno. Tu questa mattina mi hai telefonato per avvertirmi che Ruggero stava qua, dandomi anche a me l'immensa soddisfazione di rincontrare questo Marcantonio del ragazzo che io ho lasciato tanti, tanti anni or sono, quando era ancora piccolo così. Ho capito, ma arriva pure il pistolotto sul fior prodigo. No, Ruggero, capito male, don Arfio stava qui perché te voleva. Te voglio sta a sentire, te voglio conoscere meglio, perché è un grosso studioso di morale, è un grosso filosofo. Oh, è nome di chiesa con due cose così, a Ruggero. Quello che a me interessa, Ruggero, nel panorama, se vogliamo, caotico, confuso di questo travagliato periodo, è proprio il fiorire di tutti questi movimenti di giovani che finalmente sembrano aver accantonato la visione materialistica della vita per accostarci un pochino di più alla visione spirituale della vita. Ecco, perché tu non mi illustri un po' come si svolge la tua esistenza, la tua vita all'interno di questa comunità? Non so, è così che la chiamate, non lo so. Che cos'è, per caso, uno di quei movimenti che fanno capo a quei sacerdoti che ad Assisi hanno... No, guarda che tra noi e loro c'è una differenza, da così a così. Dai, vabbè, parla, va, racconta, ma che sei, te la sette, la tribù, i carbonari, i massoni, ma che sei? Mai massoni, ma... Vabbè, vai, guarda, parla, racconta. Vabbè, allora, tanto visto e considerato che qua c'è un tentativo di processo organizzato da questo signore qua, quasi a tribunale speciale. Vabbè, allora parliamone. Cioè, tu vuoi sapere, cioè, com'è nata questa decisione in me, cioè, di abbandonare il mio precedente vissuto quotidiano e di far parte dei figli dell'amore eterno, no? Ah, così si chiamano. Sì. Ma non interrompiamolo, Mario, facciamolo finire, per piacere. Prego. Cioè, tutto è cominciato durante un aprile, no? Di circa 2 anni fa, no? Quando feci un viaggio in questa splendida regione, no? Quella Toscana, no? Perché ero un sacco desideroso di conoscere città come Firenze, Siena, Pisa, Lucca, Monteriggioni... E tutta la Val di Chiana. Tutta la Val di Chiana, eccetera. E poi anche perché ero un sacco desideroso, no? Di conoscere i quadri di Simone Martini, del Beccafumi, del Sodoma, del Pinturicchio, di Piero della Giovanna... Ma non è della Francesca? Sì, c'è ragione, di Piero della Francesca. Insomma, di tutta questa gente qua, no? Niente... Un bel giorno, no, mentre mi trovavo a passare sul Ponte Vecchio a Firenze, cioè sentivo proprio che quegli abiti che portavo addosso, cioè un po' da fichetto, no, da figlio di papà, no, cioè erano quasi diventati un peso, no, per me. Tant'è vero che decisi proprio a livello conscio proprio di disfarmene completamente, no. Tant'è vero che feci un enorme pallottolone e lo buttai proprio giù nell'Arno, no. Scarpe, camicie, calzoni, tutto da sotto a buttare. Tutto nudo sul ponte stavi? Beh... Niente, dopo un po' praticamente che ero rimasto nudo, niente, uscii praticamente da Firenze, no? E cominciai a camminare per le campagne circostanti, no? Cioè, mentre camminavo, un sacco di fiori che si aprivano al mio passaggio e un sacco di profumo che si espandeva per tutta la campagna, era veramente qualcosa di inebriante, no? E poi un'altra cosa favolosa era proprio che gli uccelli, e veramente un sacco di uccelli, no? Proprio che scendevano proprio dagli alberi, no? Cioè, quasi per parlarmi. Che parlate? Che ero pappagalli?
Molto scale che stanno prima a pagare. Scusa, Mario, ma non interrompiamolo, per favore, non interrompiamo. Cioè, improvvisamente, no, in fondo ad un sentiero, no? Vidi come la figura di un uomo, no? Vestito di bianco, no? Cioè, dal cui volto veramente splendeva una luce un sacco strana, no? Cioè, ma la cosa ancora più strana era, cioè, che mentre io mi avvicinavo a lui, no? Cioè, mi sentivo prima un sacco caldo, no? Poi un sacco freddo. Cioè, quando giunsi a una distanza di circa 10-15 centimetri da lui, no? Cioè, mi venne quasi spontaneo inginocchiarmi, no? E fargli questa domanda. Cioè, maestro, che cosa vuoi che io faccia per te? E lui rispose, love, love, love. Come l'ha chiamato? Amore, amore, amore. Lo sente, padre, l'ha chiamato pure amore. Ma li mortacci sua, ma lei non dice niente, padre. Mario. Ma scusa, Ruggero, questo signore ha preteso lui di essere chiamato maestro oppure è stato un tuo modo spontaneo? Te l'ho detto, ma è venuto spontaneo. Comunque su questo c'è stato un po' di imprudenza da parte tua. Comunque sia, continuiamo, vai avanti. E mi disse, perché non rimani qui con me questa notte? Potremmo ripararci insieme sotto questa frasca. Aridai. Anche perché di notte, no? Un sacco di spiriti malvagi potrebbero turbarti durante questo tuo cammino, no? E niente, allora io accettai, no? E ricordo proprio che trascorsi questa notte con lui, no? Sotto un cespuglio, no? E veramente di notte proprio si sentivano proprio tutti questi spiriti malvagi, no? Che aleggiavano intorno, no? Però io, cioè, ero abbastanza sicuro, cioè, anzi, no, ero sicurissimo, proprio perché lui mi difendeva proprio con una lunghissima spada di fuoco. Cioè, quando la mattina ci svegliammo, no, cioè, lui, il maestro, non mi disse, adesso prosegui, vai sempre dritto, no, in fondo a questo sentiero, perché troverai un grandissimo casale bianco, no, con una grandissima piscina, dove un sacco di ragazzi di tutto il mondo, no, stanno formando una grandissima comunità, no, e là veramente incontrai ragazzi un sacco simpatici, c'erano un sacco di cileni, rodesiani, tedeschi, inglesi. Pure io ci stavo. Sì, insomma, tutta gente che ha fatto un certo tipo di scelta, no? La scelta dell'amore. Sì, d'accordo, ma come organizzate la vita? Cioè, allora, mentre le ragazze, no, provvedono alla raccolta di frutti naturali della terra, no? Tipo carciofi, ravanelli, insalata, piselli, no? Tutta roba vegetariana, un sacco buona, no? Noi ragazzi invece provvediamo così alla dimensione artigianale, no? Cioè, tutti i lavoretti così in ceramica, in cuoio, no? Così, eccetera, no? Però diciamo che il vero e proprio rapporto totale, no? Cioè, di gruppo, no? Cioè, avviene la sera, no? Cioè, quando di fronte a questa tavola imbandita, no? Di roba vegetariana da una parte e di cacciagione dall'altra, così, niente, parliamo dei nostri problemi, no? Ci confrontiamo, preghiamo, ascoltiamo della musica, no? Eccetera, no? Ora vedi, l'altra sera, no, per esempio, ci è venuto spontaneo, cioè spogliarci completamente nudi, no? Ed andarci a buttare nella piscina, no? Lo sento, ma lei non dice niente. Scusa, Mario, noi ci troviamo qui per ascoltare, valutare con serenità, ma io direi anche con rispetto, perché io nel suo racconto ci trovo anche dei punti di estremo interesse. Prego. Ma interesse di chi? Ma interessa di che tutti dentro la piscina con sti cosi da fuori! Ma padre, ma va via così, senza una casa, senza una famiglia, con le pezze al culo, ai semafori a chiedere la deposita! E con sta stronza che so dura che sta mastica, ma che te c'hanci, io? Guarda che io a mio padre gli ho già sputato in faccia, attento fascio, che non ci metto niente. A me fascio, io fascio. A socco io mica so comunista così, sa! So comunista così! Io ti avevo giurato che tu facevi il sano. Grosso, forte. Ho sbagliato tutto. Che te devo fare io? Pensa che questo va dietro di ciascuni a piena lombarda! Bravo, dale, eri in peggio da ritrovato. Dai, forza, andiamosene. Calma, 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 fermi, fermi. Però scusa, anche tu, Mario, mi hai chiamato affinché io parlassi qua, Ruggero, con il massimo della comprensione. Su, allora porta. Parli, parli! Giù, voi! Non mi sembra il caso, appunto, di perdere la calma, le staffe e direi anche la correttezza. Tu sei rimasto, Mario, tanto colpito da quell'episodio del cespuglio. Però io qua, e mi sia consentito usare una parola un po' troppo grossa, mi ha quasi commosso, quasi colpito. Perché mi ha riportato ad una circostanza che mi è capitato tanti, tanti anni fa, durante la mia infanzia. Ricordo che allora, avevo circa 8 anni, stavo giocando a palla con alcuni miei amichetti nella casa che allora avevamo vicino a Crotone. E ricordo che improvvisamente, nel bel mezzo del gioco, mi venne quasi un moto spontaneo interno. E allora mi allontanai di corsa dai miei amichetti e cominciai a correre. E correvo, 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 fino a quando non giunsi sotto un rovo di spini, sotto un cespuglio che io già quel tempo avevo chiamato il mio piccolo Getsemane. Mia madre, donna di enorme comprensione, non trovandomi più al gioco, che fece? Mi venne a trovare, mi venne a cercare. E scovatomi là sotto il cespuglio, mi disse, avevo circa 8 anni, Alfio, che c'hai? Non ti senti bene? Hai bisogno di qualcosa? E allora risposi, mamma, non vede che sto parlando con me stesso?
Cioè, come vedete, anche in questo racconto o parabola, a seconda di quella che la vogliamo considerare, ci sono anche molti elementi analoghi. Anagoli, da che? Tu stai là con tua madre! Questo stava lì con uno che dice che esceva la spada di fuoco! Passamo la mano avanti e non volevo andare avanti con questo disgraziato! Scusa Mario, questo non è un comizio di piazza, bensì un pacifico e pagato scambio di idee tra noi e i giovani. Ecco, scusa Ruggero, quell'immagine poc'anzi che mi hai dato, questa immagine così della piscina che ci hai fornito, come deve essere considerata? Cioè come un lavagro purificatore o come un riflesso di antica paganità piena di licenze? Dai Ruggero, voglio sapere se famo la ammucchiata. Guarda, te lo dico per la prima e l'ultima volta. Noi non è che cioè facciamo questo cioè per scopo libidinoso, peccaminoso, eccetera, no? Cioè noi facciamo questo per sentirci noi stessi in quanto entità fisico-psichica, fa contatto con gli altri, no? Cioè in questo mondo cosmico, panteistico, naturalistico, no? Cioè un mondo in cui è l'amore che vince e il male che perde, no? Cioè un mondo in cui veramente domina la fratellanza, no? Vede Mario, dipende da quale angolazione noi le valutiamo queste teorie, perché la chiesa di oggi... Sì, di oggi, di ieri, di domani, di dopodomani, qua sarebbe stato tutti rincoglioniti, se va avanti così, padre, pure lei ci si butta dentro quella piscina, per cosa le paori! Ma non esageriamo Mario, per cortesia, abbi pazienza! Madonna, è un nervosismo che in questa casa che fa paura proprio. Pronto? Chi parlo? Col professore? Ah, professore, sono il signor Brega! Quello dell'ottavo piano, bravo! Senti, mi dovresti fare la cortesia? Mi fio, sì. Sta qui il mi fio, sì. Ma sta a parlare col prete. Quello se sta a far mettere dentro non capisce niente, professore. Lei che è una persona intelligente, una persona culta, ma può venire su lei? Venga su, professore. Eppure in vestaglia, niente per niente. Sto prete perde colpi, professore, ma deve venire su lei, sia gentile! Allora, una persona intelligente. Sì, pure in bestaglia, non ha importanza, professore. È il senso di responsabilità che manca. Come noi padri di famiglia possiamo nutrire fiducia nei giovani quando la radio, il cinema, la stampa, la televisione incitano continuamente il giovane alla dissolutezza morale più completa? A parte il fatto che noi la televisione manco ce l'abbiamo, ma proprio il discorso dei mass media che da qua c'entra e da qua c'esce, intesi? L'altra sera, per fare un esempio, mi è venuto ad accendere la televisione, una di quelle stazioni là, PTT, beh, io pensavo che si fosse giunti a certi limiti estremi, ma santa Madonna, a dovermi vedere davanti una donna, cosa ancora più grave, madre di famiglia, tirar fuori ste poce, sbattersene davanti, beh, è stato veramente il colpo. Cioè, questa, signori miei, è porno anarchia. Vabbè, professore, questo gli ha detto che la televisione non c'è là. Ma volevo andare al sodo, volevo parlare di lui, di com'è non è, di come dovrebbe essere, professore! Tuo figlio è quello che è, Mario. Chi semina raccoglie, ora il punto è di vedere che cosa hai seminato. Ah, ma diventa pure colpa mia! Se tu fossi stato più severo, se tu l'avessi castigato, al momento opportuno probabilmente non ti troveresti nella situazione in cui ti trovi. Per quel che mi riguarda, io amo citare un episodio. Era l'inverno del 1959, che fra parentesi fu un inverno estremamente rigido. Mio figlio Gabriele, che a quel tempo aveva 15 anni, non sopportando una mia giusta osservazione, uscì di casa sbattendo la porta. Io allora lo raggiunsi e lo fissai negli occhi e gli dissi: domattina andrai a scuola senza scarpe, a piedi nudi. La sera stessa trovai sul cuscino del mio letto un biglietto. Sapete cosa c'era scritto? A stronzo, punto esclamativo. Papà, perdonami, ti sono estremamente grato, ma vi posso garantire che se anche oggi, che lui è un ufficiale in servizio permanente a Bolzano, volesse ripetere una stessa identica cosa, io non esiterei neanche un attimo a riprenderlo a schiaffi anche di fronte ad altri. Mi pare una volta ci ha provato, sta ancora a piangere per i calci che ci ha piato. Neanch'io, se mi consentite, sono d'accordo su questi metodi basati sulle imposizioni. E a questo proposito, se mi è concesso, vorrei ricordare una frase che a me sembra molto pertinente. È una frase di Tito Livio, frase che io amo spesso citare nel mio colloquio domenicale con i fedeli. E dice: saldo è lo stato nel quale si ubbidisce volentieri. Ma se vogliamo fare una trasposizione a questa frase, si può anche dire: salda la famiglia nella quale si obbedisce volentieri. Ma mi meraviglio di lei, padre, di tutti voi uomini di chiesa, perché buone parti delle colpe oggi ricadono proprio sulla chiesa. Una volta in chiesa ci si stava con un messalino in mano, nel silenzio, nel raccoglimento. Oggi con tutte ste chitarre, ste batterie, tutte ste donne con questi blue jeans, ste magliette, con ste pocciole fuori, ma finiamola, una vergogna. Ah, professore, noi ricominciamo a divagare. Io mi ho chiamato qui per parlare delle chitarre, dei tamburi, dei soldati, dei pocci. Che palle!
Zio, 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 non mi richiede perché c'è un nuovo capello. Se io ti raccontassi quello che è successo, tu non ci credi. 10 minuti dopo che tu mi hai telefonato. Vabbè, vabbè. No, no, fammi finire il discorso. No, fammi finire il discorso. O sai quanto tempo ci ho messo io da casa mia a Pia Laurelia? O sai da ma ci avrei messo mezz'ora. No, 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 45 minuti. Da Aurelia a casa mia? Ma 10 ore, 21. No, no, un'ora e 45 minuti. O sai perché? Perché la cosa sta, nonostante stessimo del 14 d'agosto, il traffico mica andava per il mare. No, tutti quanti dovevano stare. Ma questa bomba là mi fa riluire il cervello. No, zitto, ma la famiglia l'hai portata, i ragazzini. No, zio, no, no, portati, però c'è un motivo, c'è un motivo, c'è un motivo, c'è un motivo, c'è un motivo. Ma io volevo riunire tutta la famiglia con quello, no, ma lo sa. Oh, so, zio, comunque si affida, affida, perché io sono giro, c'ho sempre avuto una certa ascendenza. C'ho sempre avuto una certa. Calmati. Scusate, ritardo, d'altro canto, la più deve fare una cosa, sapete quanto ci ho messo? 1 ora e 45 minuti, lo sai perché? Perché il traffico mica andava verso il mare. No, tutti quanti verso Roma, questa veramente fa capire come la mentalità di certi italiani è completamente cambiata. Ruggie, questa sì che è una sorpresa. Ma tu guarda che è andata a ripescare mio padre, ma mi viene a dire che è una sorpresa. Come per dire che non sapevi che io ci stavo, vero? No! Papà, noi tagliamo, ma la sceneggiata si chiude, eh? Vabbè, vabbè, ammetto, ammetto, ammetto. È zio che mi ha telefonato per dire che voi stavate qua, cioè, sono però soltanto per fare due chiacchiere, solo per fare due chiacchiere. Comunque questa sarebbe la fidanzata tua. A parte il fatto che sto termine fidanzata, mi pare che ci sei rimasto solo te a dirlo. Però se proprio lo vuoi sapere, tra noi c'è un rapporto molto libero e molto sciolto, va bene? Un sacco aperto poi a tutte le esperienze. C'è qualcosa da dire? No! Come no? Cioè, sì, 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 sì! Cioè, tu a sto punto mi vorresti dimostrare che attraverso l'unione del matrimonio ti sei realizzato. Dai, forza, Anse, dai, faccio ridere, dai. Ma sì, perché tanto qua, tanto è tutto una risata. Anche il matrimonio è una risata. Io ricordo che nell'autunno del 1968 mio figlio Gabriele ebbe il coraggio di annunciarmi. Ma basta con Sofia, professore. Tanto non regge, non regge come esempio. Abbia pazienza. Dai, Anse. Ecco, no, io vorrei per un attimo spiegare a mio cugino Ruggero questo concetto. Come può un uomo ritenersi realizzato? Se non c'ha principalmente le sue basi solide. Tu mi direi, quali sono queste basi solide? Te lo dico io, il matrimonio, l'unione. Cosa sarei io senza Stefania? Perché Stefania non è soltanto rappresentato per te un cardine, un orizzonte. Ma Stefania, lo sai che cosa ha rappresentato? Te lo dico subito, un investimento economico. Tu mi direi come? Te lo spiego subito, te lo spiego immediatamente. Senti, lo sai quanto io guadagno al mese? Te lo dico subito, 425.000 lire, d'accordo? La stessa cifra che io guadagnavo da Schiavolo, d'accordo? D'accordo? Ecco, allora, soltanto io da Schiavolo avevo determinate esigenze. Tipo, per esempio, che ti posso dire? Andare al cinema la sera con gli amici, che se non era il cinema era andare a mangiare una pizza, se non era andare a mangiare una pizza era qualche altra cosa, insomma, se siamo capiti, no? D'accordo? Allora, io praticamente, quanto andavo praticamente a spendere al mese? Te lo dico subito, anzi no, alla settimana, te lo dico subito, esattamente 25.000 lire. Però calcolando che un mese è formato di 4 settimane, facciamo il conto, allora facciamo 25 per 4, quanto fa? Fa 100.000 lire. Ecco, però ci dobbiamo aggiungere 2 giorni e mezzo del mese, no? Perché un mese è 7 per 4, 28, più 2 giorni, no? 30, 31, mediamente. Quanto fa? Lo dico subito, io andavo a spendere esattamente 108.750, d'accordo? Che è una signora cifra. Ora, a queste qua tu ci devi aggiungere altre spese. Per esempio, la portiera, la mattina che veniamo a pulire casa, a dintoria, perché io purtroppo non c'ho serve dentro casa, non c'ho serve, che te posso fare? Ecco, poi allo sticceria domenica, io purtroppo non me posso cucinare, quanto fa? Lo dico subito, 70.000 lire. Oh, 70.000 lire, che è una cifra, che è una signora cifra. D'accordo? D'accordo. Quando io mi sono sposato, o sai che è successo? Te lo dico subito. Innanzitutto che gli assegni miei familiari sono saliti, 3 assegni familiari, quindi lo stipendio mi hanno portato da 425.000 lire a 487.000 lire, d'accordo? In più devi calcolare che tutte le altre voci, ad intorno allo stice della portiera, sono tutte quante zompate. Perché sono zompate? Te lo dico subito, perché ci pensa mia moglie a cucire, a stirare, a badare i ragazzini, si è imparata a tagliare i capelli, si è imparata a fare iniezioni, si è imparata a fare l'amore come poche, e questa è una cosa molto importante, quella molto estremamente importante. E che fate più Davida? Che fate più Davida? Dice, sei stato sfortunato. No, sono stato fortunatissimo io. È proprio la vita de merda. Sì, e come no? Se fa presto a dire vita del merda. Intanto io con sta vita del merda, lo sai quanto riesco a risparmiare alla fine del mese? Te lo dico io, 47.000 lire secche, secche, che mi metto un po' per volta da parte come una formichina durante l'inverno. Tu mi direi, qual è l'inverno dell'uomo? Te lo dico io, a vecchia! Ora, rammentiamoci, Anselmo, che anche per la donna esiste un'alba e un tramonto. Perché rammentiamoci che anche la donna si guasta. Quasi fosse un fiore esposto alle rigide brezze del primo inverno. La voce, che prima dava una certa delicatezza, si ingrossa, si fa quasi sgraziata. I capelli si cominciano a fare bianchi e non sono più quel nero, quel bel nero di prima. Anche le vene varicose fanno la loro comparsa, si insinuano attraverso la pelle delle loro gambe e si ramificano, quasi fossero una radice. Chi è? Vedete, solo avendo questo specchio, questa lastra radiografica di fronte a noi, potremo comprendere l'evanescenza della bellezza estetica. Poi, cari ragazzi, se lo volete capire, lo capite. Se non lo volete capire, allora sapete che vi dico, che ho valse e mi vado a lavare le mani, come quando Pilato se lavò le mani di fronte a... A nostro signore, santa madonna, manco le base del mestiere dei ricordi. Ma che cazzo, Arfio! Sveglia, raga, che siamo arrivati. Andiamo a scendere. Vabbè,
Ci sentiamo allora. Sei te che te li fa sentire un po' fa che stiamo un'altra tua licenza di disse, no? In fondo sto discorso è varsa a qualche cosa, te pare a te? O bene o male che sia stato, è sempre varsa a qualche cosa, te pare a te? Contento te. Ma Fiore, mi raccomando a te, gli devo il bene, stai vicino. Questo è il mio figlio. Hai capito, Fiore? Vabbè, ciao. Ciao, papà, ci sentiamo, eh. Manco voglio sapere andare a dormire. Mi pieno, i brividi mi pieno.